Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Fine primo tempo tra Obex e Tedico Mazzini, play out a Sunday Cup, andiamo dal Tedico Mazzini. La veglia, 2-2, il risultato, cosa... Dimmi un po' come sta andando questo primo tempo. Stiamo sprecando molto. Stiamo giocando a cambi, non ci troviamo bene quando cambiamo. Dobbiamo cercare di sprecare di meno, ce la possiamo fare. Secondo tempo cosa si deve cambiare? Niente, un po' più di gioco. Ok, in bocca al lupo, ci vediamo dopo. Andiamo dagli Obex con dal capitano Sepe. 2-2, un buon primo tempo da parte vostra. Un po' di concentrazione in difesa, forse potevate stare in vantaggio. Sì, abbiamo preso gol su un tiro da lontano e niente, capita. Poi abbiamo fatto un po' di fortuna, la squadra avversaria sta giocando bene, una bella partita. Speriamo insomma finché il migliore. Nel secondo tempo? Nel secondo tempo dobbiamo cercare di migliorare un po' la fase di possesso e arrivare con più uomini davanti alla porta e cercare di segnare. Poi il calcio ha fatto gli episodi, si sa, quindi. Ok, in bocca al lupo. Buonasera, siamo dopo partita tra Tedico Mazzini e Black payout della Sunday Cup, vinta da 7-4 dall'Atletico Mazzini. Siamo qui il migliore in campo di Scala e il migliore dei suoi Ricci. Ricci, partiamo da te. L'autore di un poker, meglio, però non è servito a portare la vittoria. Più di questo non so che devo fare. Mi hanno chiesto di fare gol, le ho fatte. E pure è andata male. Purtroppo abbiamo avuto... Le colpe del portiere ci sono, perché i primi due gol stavo vincendo 2-1. Il portiere ha salvato. Gol veramente, sì, ci ha salvato, ammetto, però. I gol si potevano evitare, però. Comunque era una sfida equilibrata, purtroppo ci hanno andato male. Da questo torneo. Sì, sì. Certo, potevamo fare meglio oggi, però. È andata così. Un ringraziamento speciale per questo torneo, chi lo vuoi fare? Alla mia ragazza che sta là e alla squadra. Ok, in bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Ciao. Andiamo dal migliore in campo, Fabiano Di Scala, il ritorno dopo l'infortunio. Il tuo grandissimo gol, ricordiamo quello là che ha aperto le danze per la tua squadra. Cosa mi dici? Niente, finalmente abbiamo espresso il nostro gioco migliore con i nuovi innesti di Vessella, Campagnoli è ritornato. Peccato solo che il Bilotto, che non si sa se è morto o è vivo, gli mandiamo un bacio. E niente, ora stiamo ai quarti. Credo di sì. Ogni partita è una finale, cerchiamo di dare meglio tutte le partite. Un saluto speciale, una dedica speciale. Dedica speciale a tutta la squadra, si è comportata benissimo, a Bilotto e a tutte le mie tante ragazze. Ok, in bocca al lupo e poi seguimento del torneo. Ciao ragazzi. Ciao.